Siamo con Ferdinando Mastroianni. Poco da dire oggi sulla prestazione del Milan-F, che il mister ha definito forse la migliore, soprattutto il primo tempo da qui all'inizio dell'anno. Sì, sicuramente abbiamo fatto una gran partita oggi. Siamo partiti forti fin dal primo minuto, con un'intenzione ben precisa, quella di dominare subito la partita. Quindi siamo partiti forti e niente, abbiamo trovato subito il gol dell'1-0 con Scrosta, che poi ci ha messo la partita in discesa, insomma, e poi l'abbiamo gestita bene, però l'abbiamo preparata in settimana alla grande e oggi l'abbiamo disputata alla grande, insomma. Al di là del gol, prestazione superlativa la tua e un feeling con Antonio Montella che continua a crescere. Sì, l'ho detto anche in settimana, l'ho detto anche alla prima intervista appena era arrivato. Con lui è facile adattarsi perché è un giocatore che ti permette di stare più dentro l'area, più lungo, perché lui ama andare incontro alla palla, fare la giocata, saltare l'uomo e quindi ti permette anche di creare occasioni da gol. Quindi per me è tutto di guadagnato avere uno di fianco come lui, insomma. Unica nota negativa, le tre squalifiche in vista di Salò, quindi la doppia manutenzione di Zaffagnini, Scrosta e Agnello che erano diffidati. Sì, sicuramente sono tre pedine fondamentali per noi, sono giocatori importantissimi, però noi siamo un gruppo forte, siamo un gruppo formato da ragazzi splendidi, ma anche da giocatori importanti. Abbiamo tanti ragazzi che non giocano, che giocano un po' di meno, che secondo me sono all'altezza e sono sicuro lo faranno vedere domenica a Salò, che prenderanno il posto degli squalificati, insomma. Oggi sei tornato al gol, a chi vuoi dedicarlo? Ma il primo pensiero va a tutto l'ambiente, perché dalla società allo staff, ai giocatori, fino ad arrivare ai magazzinieri, perché in questo periodo in cui non ho fatto gol, che comunque per un attaccante è sempre importante, mi ha fatto sentire sempre sereno, tranquillo, mi sono stati vicini e quindi il primo pensiero va a questo ambiente che è talmente sano che è impossibile non far bene. Quindi una dedica va a loro, insomma, a tutto l'ambiente Arbino Alef. Grazie.